Salve, oggi abbiamo un pochino più di tempo per parlare, cioè non so, un paio di minuti in testa e un paio di minuti in coda, perché il formato del nostro balletto ci consente appunto di dilungarci un pochino sui contenuti e sui protagonisti. Facciamo così, in testa al balletto vi racconto qualcosa del suo creatore e protagonista principale, Luis Falco. E poi, dopo, vi dirò qualcosa del programma, della confezione di questo programma che è stato fatto dal regista originale, comunque, Paolo Gazzara. Bene, Luis Falco è un italo-americano che può benissimo rappresentare il meglio della danza moderna americana, perché è un allievo di Martha Graham, ma ha anche lavorato e studiato il balletto classico nella scuola annessa all'American Ballet Theatre. Quindi vedete già che c'è una sua apertura mentale tipica di tanti americani illuminati. Questo non significa che il suo linguaggio sia in qualche maniera ambiguo, corrotto o confuso. Significa che egli è un danzatore moderno, modern dancer, però con una grande apertura verso altri stili, altri riti, altri miti e anche tentando il recupero di quelle qualità tipiche del balletto classico che sono il rigore e l'eleganza che danno tanta forza e tanta capacità di comunicativa anche alla danza moderna più pura. Come divenne famoso Luis Falco dopo aver lavorato a lungo agli ordini, diciamo così, della grande dama Martha Graham? Divenne famoso con la coreografia originale per un film che si chiamava Saranno famosi, cioè Fame. Non è quindi il coreografo della serie televisiva, sia pure molto gradevole, che abbiamo tutti visto e ammirato, la coreografa è Debbie Allen. No, Falco fece quella straordinaria, indimenticabile coreografia originale del film. Così divenne famoso a livello internazionale, però poi naturalmente si confermò la fama quando con una sua compagnia piacevolissima debuttò al Festival di Spoleto. Io me lo ricordo benissimo, fu una specie di bomba. Direi che dopo il Ballet USA di Jerome Robbins, Falco è stato uno dei colpi, proprio una botta nello stomaco, ma molto piacevole per la verità, perché c'era una compagnia di piccolo formato, mi pare che fossero 9-10 persone, in cui erano tutti i primi ballerini, tutti straordinari, c'era un dinamismo, c'era una tensione interna in questa compagnia assolutamente accattivante, che francamente allora si vedeva soltanto in America. Non c'era, era questo, voleva dire questo essere un danzatore moderno americano, avere questa tensione, questo terribile dinamismo, come se fosse represso e che si sfogasse nel momento che entravano in palcoscenico. Qualcuno ricorderà quel balletto che si chiamava Escargot, in cui tutti vestivano abiti diversi, ma tutti bianchi, rossi e neri. Bene, era così travolgente che alla fine c'era un urlo, un boato di approvazione, non era soltanto battiti di mani. Ecco, devo dire che noi, io ricordo perfettamente che c'era la struttura per cui lavoro, dove siamo ospiti, che è la struttura di Brando Giordani, ebbero questa idea veramente molto audace, signori, di far fare a Luis Falco le coreografie per un varietà televisivo che si chiamava Photo Finish, che dirigeva Paolo Gazzara e in cui si dava alla danza un'immensa importanza. Vediamo insieme alcuni dei più bei balletti fatti da Luis Falco per la compagnia sua nella sede di Milano nella stagione 81-82 per Photo Finish. Luis Falco. Thank you.
let me see what Billy's going through you. Reaching through, and then Billy comes. Imagination, ovvero fantasia. Il coreografo Luis Falco sta preparando un nuovo balletto. I suoi danzatori aspettano nella sala prove. Non sanno che in un loro gesto, anche il più semplice e casuale, il coreografo potrà trovare ispirazione e materia per i suoi sogni, per le sue fantasie e, alla fine, per le sue nuove danze. Danze tagliate, quasi cucite addosso a ciascuno di loro. Okay, we'll clean up the other parts of this later. Ready? Okay, Nicholas, would you take it from the middle of the duet between Lisa and Billy?
Bye.
Okay, that's it, company. Let's take 10, please. Bedroom, la stanza da letto. Un funerale da operetta, i familiari, la vedova affranta che piange sulla tomba del marito, ma dietro di lei lampeggiano all'improvviso gli occhi di altre donne. Sono gli altri amori del caro estinto, storie vere o forse soltanto sognate, storie amare o scherzose, fino alla grande storia d'amore che tutto travolge. Thank you.
In un'umanità grigia, massificata, telecomandata, si muove un uomo felice perché libero. Ad ogni nuovo incontro, ad ogni nuovo gesto d'amore e di partecipazione, il suo abito bianco si adorna di un nuovo colore che in qualche modo lo marca. Alla fine, quando è ormai carico di colori e di esperienze, qualcuno toglie la spina della sua carica vitale. Andrà anche lui ad infoltire le pallide file degli uomini robot. Thank you.